Il nostro viaggio continua all'insegna delle ricerche di nuovi talenti e stasera siamo qui niente di meno che con la top DJ donna italiana, Giulia Regain. Intanto ciao, grazie per aver accettato questa intervista. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori, mi fa molto piacere essere qua, a Catania soprattutto, perché adoro la Sicilia, mi piace tantissimo tornare a suonare, è una bellissima terra, veramente. E questo pubblico catanese com'è stato stasera? È caldo, la Sicilia è calda, no? Una terra, una popolazione calda. Allora, noi intanto vogliamo sapere subito quando hai iniziato tu a suonare. Allora, 5 anni fa, ma in discoteca 10 anni fa, perché prima sono stata la DJ per 5 anni ed adesso sono 5 anni DJ, produttrice musicale. Noi sappiamo che comunque il fenomeno delle DJ donne in Italia è relativamente nuovo, no? È stato, questa è una domanda standard per le DJ donna che abbiamo intervistato, è stato difficile risultare credibile agli occhi dei colleghi più che altro, che magari si sentivano un po' dominatori? Beh sì, diciamo c'è un po' di maschilismo in questo settore, non si può negare. E forse una donna deve dimostrare di più, quello certamente sì. Però poi le soddisfazioni sono anche maggiori, perché quando vedi che poi al pubblico piaci, casomai i tuoi colleghi ti stimano, piano piano comunque fai le tue conquiste, è ancora più gratificante. Noi per voi l'abbiamo sentita suonare stasera. Tu hai proprio una ricerca di pezzi anche più delicata magari, anche pezzi un po' più vecchi. Come decidi su che pezzi lavorare? Sì, mi piace mixare diversi stili. Di base rimango molto melodica e utilizzo molto il vocal, quindi il cantato, femminile e non. E mi piace una musica anche sensuale, calda, avvolgente, infatti l'ho chiamata Tech Sex House, un house sexy. Sì, mi piace prendere specialmente anni 90, anni 80, però in chiave moderna, quindi il groove è proprio modernissimo. Casomai il vocal è appunto un pezzo famoso, quindi mi piace un po' mixare così. Devo dire che a noi è piaciuta veramente molto. I programmi per il prossimo futuro? Allora, ho un tour negli Stati Uniti, dove sono stata a gennaio, a New York e Miami. Tornerò sicuramente in Sardegna, luglio, agosto, San Teodoro, dove sono resident in diversi locali, e sarò sempre in giro, tra cui penso Sicilia. Detto tra di noi, qui che non ci sente nessuno e non ci ascolta nessuno, il pubblico più caldo in assoluto che hai avuto? A Sicilia! A Sicilia! Noi allora ringraziamo Giulia Regain. Speriamo di vederci presto. Un saluto speciale per gli amici di Urban Week. Un saluto super, super, super speciale. Ciao!